Ciao bimbe, io sono Barbara Dominici e benvenuti e bentornati in un nuovissimo video. Per chi non si è perso il mio ultimo video, quello dove ho aperto due uova grandissime della Kinder, sapeva già che oggi avremmo aperto insieme l'uovo della casa di carta. Quindi me lo farò tirare subito dalla regia. Voglio quello della casa di carta. No, quello è piccolo, voglio quell'altro. Sì, grazie regia, esattamente lui. Qualcheduno di voi, con un commento sotto al video, mi ha fatto notare che l'uovo della casa di carta si trova prevalentemente fondente. Beh, allora, non è stato il mio caso. Io l'ho trovato all'Esselunga di Livorno e non c'era proprio l'ombra del cioccolato fondente, anche perché io l'avrei voluto proprio fondente, visto che chi mi segue sa che sono a dieta e solamente raramente potrei mangiarlo esclusivamente fondente. Io l'ho trovato solo al latte, quindi mi dispiace per chi di voi lo sta cercando e lo trova solo fondente, perché da me si trova solo invece al latte. Ma torniamo però noi a elencare le caratteristiche di questo uovo. L'ho pagato 10,90 euro. Secondo me è un po' tantino, perché poi penso che con un euro di più avrei comprato il Kinder. Ma vabbè. Quanto pesa questo uovo? Non lo so. Ah, ok, 320 grammi. Effettivamente è un po' grandino, ecco spiegato il suo costo. Però, vabbè, la marca che lo produce, lo state vedendo, è la Balocco. La carta, che non è nulla di che, forse sì, è carina perché ogni tanto appare la parola Netflix, l'unico posto dove si poteva vedere questa serie, che ho visto, al mio fidanzato è piaciuta tantissimo, io l'ho vista, ma non è che mi sia poi piaciuta così tanto. Però so che a tantissimi di voi è proprio piaciuta all'ennesima potenza. A me, sinceramente, ni. Cioè, ne ho viste di peggio, quello sì. Però non è che me la rivedrei. Detto questo, andiamo a togliere il collarino. Ve lo faccio vedere anche a voi. Adesso posso buttarlo con più serenità. E sto notando con molto piacere che questa volta c'è il laccino. Anche se mi ero procurata le forbici, ma stavo vedendo anche l'altro, anche se un po' lontano, che avevano tutti e due il laccino, quindi oggi non mi sarebbero proprio manco servite. Ma vabbè, andiamolo a togliere. Sembra quasi una stringa, bianco così non mi era mai capitato. Veniamo a noi. Sono già andata a sbirciare e ho già visto qualche difettuccio. No, più di un difettuccio, è rotto. No, però, ma che scatole. Sono anche stata attentissima a trasportarlo. È rotto. Vabbè, tanto quella era la fine che avresti fatto. Però volevo proprio romperti io, perché adesso sei molto fragile e non posso neanche divertirmi tanto a distruggerti. Bicchierino grandissimo perché l'uovo è pesissimo. È appena anche successo una cosa brutta. Ve la voglio far vedere. Questo è quello che è appena successo. Me ne dovrò fare una ragione. Andiamo a posizionarlo come sto facendo ultimamente in modalità solarium. Voi fatemi sapere giù nei commenti se così vi piace o se preferivate l'altra inquadratura dove non vedevate la mia faccia ma solamente l'uovo, che sono davvero curiosa di saperlo. Cosa faccio? Lo apro delicatamente, visto che ormai è già stato frantumato. Sì, vado a fare tipo mamma non mamma, tolgo un pezzo alla volta. Uno. Intravedo la sorpresa, anche se vedo tutto scuro, è brandizzato, però non capisco assolutamente cosa possa essere, almeno io non ho la luce che mi riflette qua e vedo un po' tutto scuro, mentre voi vedete ben lucido l'uovo. È noto anche, ora ve lo farò vedere anche a voi, che c'è un nodo immenso che gira gira tutta la circonferenza dell'uovo. Vado a togliere la sorpresa e mi è anche appena caduto del cioccolato, ma andiamo avanti, show must go on sempre, e vi voglio far vedere il mega nodone. Avevo detto che non l'avrei più annusato, ma ha un profumo che non è da tutti, vi giuro. Ma andiamo a toglierlo. A few moments later. Rieccomi, voi ogni tanto vedete queste pause che io lascio, perché durante il video mi succede sempre di tutto. E non vi potete immaginare dove ho trovato il cioccolato, che si è anche un po' sciolto e mi ha anche sporcato e sembra un'altra cosa. Ma andiamo avanti, non voglio dirvelo. Ho appena visto il regalo ed è giusto che lo faccia vedere anche a voi. Io però vi dico che mi dispiace, perché non ho quella cosa che serve a questo oggetto. Però probabilmente il 95% della popolazione mondiale lo possiede. E ovviamente io vivo nel mio mai una gioia perenne, quindi ho trovato, siete pronti a vedere, questo qua. Spero di averlo messo sì dalla parte dritta. Ed è la custodia delle cuffiette. Andiamo ad aprirla. Credo di avervela messa a fuoco. È morbidina, è fatta in silicone, ma come la lascio lei si riapre. Dentro c'è un sostegnino che vado a togliere. E niente, questo è quanto. Non lo so,
Ditemi voi se vi piace o non vi piace. Io però, come vi ho detto, non ho le cuffiette perché non mi piacciono dentro le orecchie. Io, se devo usare le cuffie, voglio quelle grandi, mentre quelle piccoline mi danno proprio fastidio, mi danno il prurito. Non lo so se sono l'unica al mondo, ma a me succede sempre. Comunque, questo è quello che abbiamo trovato al suo interno. Questa volta ho deciso di non votare perché so che voi voterete altissimo, mentre io darei un voto così proprio per dirne uno a caso, perché non lo utilizzo. Ma adesso tralasciamo la casa di carta e ciao, perché voglio andare a aprire il piccolissimo uovo che avete visto dalla copertina, che è quello di Lion. Sono molto curiosa nel vedere come me lo tirerà la regia, perché è proprio un ovino piccolino così, ma vediamolo subito. Non quello, quello è uno spoiler. Ok, glielo dico. Prima di farvi tirare quello di Lion, vuole assolutamente che io vi faccia vedere un'altra cosa, ed è questo. Spoilerino per il prossimo video, non so con chi lo andrò a accompagnare perché al momento sono sprovvista di uova, ma state tranquilli che andrò subito alla ricerca. Comunque sarà il prossimo che andremo ad aprire Ladybug, ed è stato anche l'uovo più richiesto da voi, quindi mi raccomando, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, attivate la campanellina, così ogni qualvolta io faccio uscire un video YouTube vi invierà una notifica, ed io penso che sia una cosa formidabile, ed in più è gratis. Adesso farò un change con la regia perché questo non l'andremo ad aprire oggi, e mi faccio tirare quello piccolino di là. No, vabbè, questo l'hai tirato. Questo me l'ha tirato apposta così perché sperava che io lo prendessi in faccia. Comunque è veramente microscopico. L'ho pagato 1,99€ e l'ho comprato a un supermercato che non so se esista in tutte le città. Comunque si chiama Fresco. Poi magari esiste da tutte le parti, ma da noi, tipo, di ogni supermercato ce ne sono 4-5 per tipo. E mentre di questo mi pare di averne visto uno solo. Poi magari, se qualcheduno di voi che mi sta guardando è di Livorno e sto sbagliando, fatemelo sapere giù nei commenti. Ma comunque torniamo a noi. Pesa 40 grammi. Vi ho già detto che costa 1,99€. È al latte, credo. Anzi, non c'è scritto. Oppure sì, l'ho trovato. Finissimo cioccolato al latte. Dolce Toys è il brand che collabora con Lion. Vado a togliere il micro collarino e ve lo faccio vedere anche a voi. Ma com'è carino. Later. Mi piacerebbe dirvi qualcosa di più per quanto riguarda Lion, ma io non lo seguo. Mentre Aliciotta lo adora e le avevo anche promesso che l'avremmo aperto insieme, ma sto ancora cercando quello grande, quindi questo qui mi sembrava proprio una cosuccia che potevo farlo anche da sola. Comunque Aliciotta, so che stai guardando, stai tranquilla perché la zia li sta cercando e appena ne avrò tanti, quelli che piacciono a te come la Sabri, che piace anche a me, 2 Player 1 Console, in insieme, stai serena che le registrerà insieme a me. Adesso andiamo a togliere il collarino e vediamo quale sorpresuccia piccolina si troverà al suo interno. Comunque così piccini sono davvero carini. Ma guardate il bicchierino, ve lo voglio far vedere a confronto con quello della casa di carta. È piccolissimo. Penso che sia il più piccolino in assoluto che abbia mai visto e non lo voglio neanche buttare, questo lo conserverò di ricordo. E dove è andato l'ovetto? Qui non c'è, però mettiamoci in modalità lampadina perché è più piccolo. Questa volta suona, sembra l'ovino Kinder, solo un po' più grande. Così lo vedete, ma stavo pensando di aprirlo in una maniera mai fatta. Lo distruggerò. Sì, Lion, ti ho distrutto. No, vabbè, ma tutti i 40 grammi sono concentrati in questa parte. Vabbè, comunque, questa è la sorpresa. Scatolino arancione. Come vi ho detto, a parte Lion, e so che c'è Anna, e non lo so, Alice me ne dice sempre tantissimi, non ho la più pallida idea di chi si possa trovare al suo interno. Ho visto qualcosa, ma continuo a non capire. Ve lo faccio vedere a voi, che sicuramente ve ne intendete più di me. Il potere dei foglietti, ecco chi potevamo trovare. Questi sono i 4 personaggi che potevamo trovare. E io sono molto felice di aver trovato. Siete pronti? Ve lo faccio vedere. Anna, sono molto contenta. Spero che anche a voi piaccia. Fra le 4 possibili scelte questa era la mia preferita, anche se sicuramente andrà ad Alice perché io non so assolutamente cosa farmene. Detto questo, è arrivato il momento di dire quella parolina magica, quindi anche il video di oggi può dirsi terminato. Se il video vi è piaciuto, lasciatemi tantissimi like, vi voglio tantissimo bene, vi bacio tutti dal primo all'ultimo, rimanete con me perché apriremo ancora tantissime uova e ci vediamo al prossimo video. Ciao.